Ciao a tutti! Oggi prepareremo il budino di panettone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono panettone, marsala, Grand Marnier, uova con tuorli e albumi separati, latte, scorza di limone, cannella e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa irrorare il panettone con il Grand Marnier e il marsala. Mettere nel boccale lo zucchero, la cannella e la scorza di limone ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i tuorli. Ed il latte. E cuocere per 9 minuti. 80 gradi, velocità 4. Aggiungere il panettone ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 3. Trasferire il composto in una ciotola e lasciare raffreddare. Lavare e asciugare bene il boccale. Il composto si è raffreddato, adesso montiamo gli albumi. Posizionare la farfalla sulle lame, versare gli albumi e montare per 4 minuti a velocità 4 senza misurino. Gli albumi sono perfettamente montati, versarli nel composto. Amalgamare bene con movimenti dall'alto verso il basso. Versare in uno stampo da 24-26 cm. Posizionare in una teglia con dell'acqua e cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Il budino è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Budino di panettone. Grazie e alla prossima ricetta.